Hai un invito? Mi chiamo Bliss, sono l'amico di Joe, mi ha detto di venirlo a trovare. Va bene, ma attenzione, questo è un club privato. Ciao, Bliss. Che sei venuto a fare da questa parte? Ho sentito che stai facendo dei pienoni, così ho voluto lasciare il mio locale per una sera e sono venuto a vedere come fai. Allora, devo entrare, sì o no? Grazie, George. Wild shadows, they are creeping. In a little cottage cozy, the world seems rosy at sundown. Where a loving smile will greet me and always meet me at sundown. I seem to sigh, I'm in heaven. When night is falling and love is calling me home. Your turn to cry over me. Every road has a turning. That's one thing you're learning. I cried for you. What a fool I used to be. Now I found two eyes just a little bit bluer, and I found a heart just a little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. I cried for you. What a fool I used to be. Now I found two eyes just a little bit bluer, and I found a heart just a little bit truer. I cried for you, now it's your turn to cry over me. Salve, Joe. Ah, che costumino. Austin? Ti vedo più tardi. Forse mi crederai pazzo, ma devo parlare d'affari stasera. Oh, Joe. Lo so, sono pazzo. E allora quando? Domani. A domani sera. Ciao. Austin, cos'erano quegli scherzi stasera durante l'ultima canzone? Andavi o più presto o più lento della musica scritta. E poi quel finale a grande velocità. Che volevi fare? Sai una cosa? Vorrei avere una macchina fotografica così tu faresti una bella fotografia del tizio che sta per acciuffare la fortuna. Stasera ho cantato così male solo perché tra sei giorni debutto al Valencia. Ah, al Valencia? Sì, quel locale di lusso dove conducono fuori gli ubriachi e non li scaraventano come qui sul lastrico. E a te cosa faranno? A te ti lanceranno come un siluro. Amico mio, ascolta attentamente ciò che ti dico. Sì? C'era un uomo in sala stasera che si chiama Bliss. Mm. È proprietario del club Valencia. E durante lo spettacolo mi ha fatto un segno così. Come a dire, Joe, la prossima settimana debutti al mio club. E poiché sei davvero un asso, ti consento di portarci anche il tuo pianista, a patto che prometta di non sputare in terra durante lo spettacolo. Stai scherzando? Ah, no, fa parte del contratto, non si può sputare in terra. Smettila, smettila. Bliss era lì. E davvero ti ha fatto un contratto? Oh, no. D'ora in avanti noi si lavora solo per il grande pubblico, non più in queste taverne di quart'ordine. Saremo in compagnia di Sophie Tucker e di Kentor al Jolso. Lavorano tutti lì prima o dopo. E davvero anch'io sarò scritturato? Ah, ma sei una zucca vuota e credi che io andrei senza di te? Joe, questo è... Ehi, Joe, Giorgio vuol vederti all'istante. Vorrà che gli faccia compagnia. Forse Giorgio è seccato che tu te ne vada. Anzi, non solo è seccato, forse è inferocito. Sai qual è il tuo difetto, Monsieur Chopin? Hai passato troppo tempo al conservatorio. E sei rimasto scemo. Ehi, Joe. Sii gentile, eh? Mi conosci, amico. Ci vado a tempo di valzer. Salve, George. Tim, salve.
Vedo che la gente ha pagato bene stasera. Ho visto che ti scambiavi dei segni con quel certo Bliss. Se credi di andartene a lavorare per lui, ti sbagli. Beh, a dire la verità, io volevo... Sì, Joe. Dici la verità. Tu non te ne andrai se non vuoi avere dei guai, intesi? Ma la mia scrittura qui finisce sabato sera. Te lo dirò io quando finisci la tua scrittura qui. Quando sono venuto qui era ancora un libero cittadino. Che cosa c'entra questo? Beh, ho diritto ad andare a lavorare dovunque desideri, no? Il tuo solo diritto è di essere sepolto dovunque desideri. Non direi sul serio. Dice sul serio. Mi rincresce se ne fai una questione personale. Mi rincresce? Ormai tutti mi piantano per andare da Bliss ed è una questione personale. Tu rimarrai qui. Tu vorrai scherzare, non è vero, George? Questo è il mio momento buono. Davvero non vorrai fermarmi. Ci sono centinaia di cantanti. Andiamo, lasciamoci d'amici. Non permetto a nessuno di piantarmi così. Io lavorerò dove meglio credo. Beh, com'è andata? Con George? Sì. Ah, è andata bene. Sai com'è fatto? Era un po' seccato di vederci andar via. Ha versato qualche lacrima e questo mi ha commosso e sorpreso. Sotto quella facciata glaciale si nasconde un'anima generosa. Scommetto che fa un sacco di beneficenza. Joe. Hai un fratello gemello, Coogan? Credevo di averti lasciato là dentro. Io non volevo fare una scenata davanti a quella signorina. Ma ripensandoci, mi pare che George e io non siamo stati chiari. Siete stati chiari abbastanza. Andiamo. Ehi, Chopin. Quello non è pratico della città e non sa come vanno le cose qui. Se tu gli sei davvero amico, spiegaglielo in poche parole. Non vivrà tanto da debuttare al Valencia. Di, hai voglia di mangiare qualcosa o vuoi tornare in albergo? Io voglio solo farti esaminare il cervello. Sai che cosa ha detto Coogan? Puoi almeno ascoltarmi? Sto ascoltando. Qui non sei all'esame di canto con la romanza del barbiere. No, erano i pagliacci e fui un asso anche in quelli. Oh, smettila. Non sarai molto divertente lungo disteso all'obitorio. Monsieur Chopin, tu leggi troppi libri polizieschi e per giunta credi a tutto quello che leggi. Per quei tizi io ero un affare, non volevano che me ne andassi. Non crederai che mi uccideranno per quattro miserabili spiccioli? Quella gente uccide per stare in esercizio. Io li conosco bene. Uccidere per loro è un piacere. Andiamo al ristorante cinese. Io andrei dritto alla polizia. Così quando Bliss ci scrittura avrà la certezza di essere stato immischiato in una storia di gangsters, no? Coogan non ha detto di voler uccidere Bliss. Ha fatto solo il tuo nome e basta. Può darsi che tu abbia ragione. E lo dici a me? No, non andremo al ristorante cinese. Ti metteresti a cercare sotto il tavolo Chang l'assassino. Andremo in un ristorante messicano. Forse sei uno di quei tipi che credono che Pancho Villa sia ancora vivo. Sai cosa credo? Che sei un allievo cadavere. E allora piantala di rovinarmi i miei ultimi momenti. Joe. Non intendo debuttare con te al Valencia. Tu vuoi lasciarmi. L'hai detto. Forse non riuscirò a impedire che ti facciano fuori, ma non voglio essere io a suonarti la marcia funebre. Ascolta, Austin. Lo so che mi stai dando una prova di amicizia, ma se non verrai con me ci andrò da solo. Se tu debutti al Valencia, ci separeremo per sempre. Austin, capirei che litigassimo per qualcosa di importante, ma non per Tinko. Usa il cervello. Di a Coogan che resti con lui. Stai chiedendomi l'unica cosa che io non posso fare. Allora, da oggi cercati un altro pianista. Buona fortuna.
Sai che è una cosa strana vedere te senza Austin? Sei come uno che cammina con una gamba sola. Che te ne pare di questo, Teddy? Che linea, eh? Linea, classe, a stile, amico. Con un vestito simile puoi pescare più ragazze che con una rete. La prima quando la pesco? Ma senza gli accessori adatti non sei che un bel quadro appena appena abbozzato. Ecco, ho qui appunto dei bellissimi anelli. Di classe, gran classe. Mi hai già fregato con questo, te lo rammetti? Vuoi che ne attacchi un altro al naso? Ah, so che se fosse per me lo faresti, Joe. Ma che ne dici di questi orologi? Ne ho qui un bel campionario. A Chicago non si trova niente del genere. Gemelli? No. Fermagli? No. Ho qui un mucchio di articoli sopraffini, un tesoro di bigiotteria. Conosco la tua merce. Avanti, Teddy. Quanto mi costerà questa volta? Con un foglio da 20 mi consoleresti. Asciugati gli occhi. Avanti. È per voi, Joe. Forse l'ha mandata Austin, sarà uno scherzo. Rammentami di ringraziare il caro cura. Non sono affatto tranquillo, Joe. Forse in te abbandonerei questo locale. Vedi, tu senza Austin vicino... Austin. Lui non mi ha abbandonato, di questo ne sono certo. Scommetto quei 20 dollari che ti ho dato che è dietro la porta e che quando io uscirò mi dirà, te li ricordi i versi? Beh, in ogni caso, qui qualcosa per te. Nasconditi questa. Tieni lontano quella roba da me. Cosa vuoi che me ne faccia? Che mi spari a un piede? Che faccio? Sei pallido. Truccati le guance. Beh, non sono mica una sciantosa. In bocca al lupo. Butta via quell'affare, gettala dalla finestra. Te li ricordi i versi? Sì. Hai indossato una maglia d'acciaio, vero? Anch'io. Hai ancora FIFA? Ho tanta FIFA che dovrò farmi legare le mani al pianoforte se vorrò accompagnarti. Sapevo che saresti tornato. Come potrai rinunciare ai milioni che faccio con te? Mettili in knockout, Joe. Quando il mitra cominci a cantare, ci vediamo sotto il piano. If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, I'd love you long. I want you to know that I wouldn't go until I told you, honey, why I love you so. If I could be with you 1 hour tonight, if I was free to do the things I might, I'm telling you true, I'd be anything. Salve, Coogan. Capitano McCarthy. Giocate a guardie e ladri? O siete qui a divertirvi? Sempre a guardia e ladri, amico. Ah. Avanti, non siate timido. Nelle calze non ha altro che due belle gambe. O non mi credete sulla parola? Certo che ti credo sulla parola. Bliss, c'è un buon tavolo? Da questa parte, Mr. Coogan. Ah, no, no, non mentre Joe fa il suo numero. Non è carino. I want you to know that I wouldn't go until I told you, honey, why I love you so. If I could be with you 1 hour a night, if I were free to do the things I might, I'm telling you true, I'd be anything but blue. If I could be with you for just an hour, if I could be with you. Volete accomodarvi ora? Grazie. Prego, pianista, non con i pugni. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you.
How it's got to feel. Deeper than the deep blue seas. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. Good or lean years, and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. Hai dato prova di coraggio e hai mantenuto la promessa. Hai debuttato. Ora sarà meglio che tu venga via con noi. Mi dispiace, ma io rimango qui. Sicuro? Sicuro. Non mi hai ringraziato per la corona. Grazie. Bene. Eroe. Essere ragionevole e dirmi la verità. Se Coogan è qui è per preparare il sudario a qualcuno. D'accordo, ti dirò la verità. Mi ha spiattellato che sono giù di forma e che era contento che avessi lasciato il suo locale. E nemmeno di te aveva tanta nostalgia. Joe, Joe, tenete. Un biglietto per voi. Che cosa dice? Vi sarei molto grato se aveste la cortesia di chiamarmi domani mattina nel mio ufficio. È Coogan? No, è Frank Marshall, presidente della compagnia nazionale dischi. Sei contento ora, Monsieur Chopin? Non preoccuparti e comincia a pensare alle canzoni che incideremo per Marshall. Sai di che si tratta? Dischi. Quei cosi neri che girano, girano. È impressionante ascoltare la propria voce come la sentono gli altri. Sembra quella di un rospo innamorato dal fondo di uno stagno. 3 minuti fa dicevi che era il più bel disco del mondo. Adesso so perché Coogan voleva uccidermi. Ha uno spiccato senso musicale. Ti prego non parlarmene, non risvegliare quell'incubo. 6 giorni sono passati e non abbiamo avuto notizie di lui. Stiamo zitti. Allora ci vediamo dall'editore alle 3, eh? Mm-hmm. E tu non esci? Con questo disco? Chi è? Il capitano McCarthy. Rispondete, prego. Pronto? Pronto? Mr. John Lewis? Pronto? Pronto?
per Joe Louis. È inaudito. Coogan ride alle nostre spalle, anche alle vostre. Sì, lo so, ma vi assicuro che non c'è nulla da fare. Ha un alibi perfetto, ho dovuto rilasciarlo dopo un quarto d'ora. Io me ne infischio del suo alibi. L'ha detto a me che volevo uccidere Joe. Forse Joe l'identificherà. Che cosa ha detto il dottore? Quando potrò parlare a Joe? Tra un mese, forse tra un anno, io... È così grave? Gli hanno tagliato le corde vocali. Gli hanno fracassato il cranio. È stato 6 ore sotto i ferri. Vorrei spaccare il cranio di quel Coogan a colpi di martello. Non posso darvi torto. Beh, fatemi sapere quando potrò parlare con Joe. Perché non vai a casa e non cerchi di riposarti, Austin? No, no, voglio essere qui quando si sveglia. Tu vai pure. Provvederò io qui. Ci vediamo più tardi. Mettiti a letto, Joe! No, Joe, no! Non fare così! Non fare così! Joe, Joe, fermati! Fermati! Aiuto! Ehi, qualcuno! Venite! Aiuto! Ecco, sono più di 2 mesi che lavoro per quell'idiota e non prendo un soldo. E per colmo dei colmi mi ha pure insultato. Va bene, ora piantala per piacere, smettila, eh? Ascoltate, Joe potrà essere qui tra un minuto, non è ancora in grado di parlare. Il dottore vuole che abbia il massimo riposo e non guardate le cicatrici. Benvenuto fra i tuoi amici, benvenuto fra i tuoi. Dov'è Joe? Non lo so, nessuno lo sa. Se ne è uscito dall'ospedale stamattina. Ed è scomparso. Ha lasciato questo. Addio, Austin, grazie per ogni cosa. Cercati un altro cantante, buona fortuna, Joe. Oh, che sciocchezza ha fatto. Perché andarsene via così? Ma come se la caverà da solo? Non può cantare, può appena parlare. Che cosa potrà fare? Il suo lavoro è il teatro. Dove stai andando? Non lo so, ma devo trovarlo. Vengo con te. Austin, credi che ritroverà mai la sua voce di un tempo? Sarà più in grado di cantare? Lui per me è più che una voce, è un essere umano, un amico. Devo aiutarlo. E quindi devo trovarlo. Povero Joe, chissà com'è disperato. È come se a me avessero spezzato tutte le dita. Avanti. Capitano McCarthy, il giornale qui. Calma, Austin. Sappiamo chi è stato e non è stato Joe. Avete avuto notizie di lui? Beh, ho sentito dire che qualcuno lo ha visto prendere il treno per New York. Se avrò notizie concrete, vi terrò al corrente. Ciao, ragazzi.
Sai, mi è venuta davvero a noia quella toppaia dove strimpello ora. Me ne vado a New York. I pianoforti non mancano là. A cercarlo a New York, tra 7 milioni di abitanti. Un ago in un fienile. Credere, dopo tanti anni. Ehi, sono io, Ted. Teddy Morgan, non mi riconosci più? Certo che ti conosco, vuoi scherzare? Come vanno gli affari? Ah, gli affari, questo solo sai dire dopo tanti anni. Siamo stati ovunque in cerca della tua voce. Puoi ancora cantare. Non ho mai smesso. Cosa vuoi che canti, Polvere di Stelle o l'inno nazionale? Dimmi cosa vuoi sentire. Voglio risentire te con Austin, questo solo. Ehi, saltiamo su una macchina e andiamo da lui, eh? Austin è a New York? Certo, saremo da lui in 20 minuti, lo sai, le cose gli vanno benino. Accompagna il piano Sophie Tucker. Ma quando ti vedrà, giuro che farà dei salti dalla gioia. Sì, certo sarà sorpreso. Allora sta a sentire, dove sei alloggiato? Al Clinton. Bene, ora devo andare in giro a fare qualcosa, ti cercherò io al Clinton. Ehi, un minuto. Cos'è questo squagliamento? Cosa fai? Oh, assolutamente nulla, Teddy. Ti ho detto che ho un appuntamento con un impresario. Ti telefono io. Ma io cosa dirò a Austin? Che ti ho visto e te la sei squagliata? Ma dimmi almeno dove stai, dove lavori. Beh, adesso sono in un momento critico, ma appena avrò il nuovo indirizzo te lo farò sapere. Eh? Intanto di' agli amici che va tutto bene. Ciao. Questo è il posto di cui ti ho parlato. Pensa solamente a suonare e basta. Faremo un mucchio di monete. Il pubblico si precipiterà qui ad arricchirci. Oh, vuoi da bere? Tu vuoi da bere? Oh, dopo. Ora suoniamo. E dice che ha ritrovato la voce? Ti ho detto che voleva perfino cantare per me. Siamo alle solite. Beh, ragazzi, piantatela. Questo è un quartiere tranquillo e c'è un ospedale in fondo alla strada. Non più rumori, tesi? E tu, tu che sei l'artista, non suonare. Non suonare più. Chi può impedirmelo? Io posso impedirtelo e te lo impedirò. Ho detto di non suonare più vicino e non voglio che suoni più. Rifallo se hai coraggio. Ti accontento subito, ecco qua. Ho detto di non suonare, più. Andiamo, andiamo via. Non vuoi andare in palcoscenico? Oh, no, no. Non avrebbe piacere di vedermi ora. Voglio parlare di lui a Sophie Tucker. Presto, andiamo via di qua.
Rifallo se hai coraggio. Ah, vuoi vedere se ho il coraggio di rifarlo? Bene, adesso lo rifaccio. Ho detto di non suonare più. Su, ricomincia, Apollo. D'accordo, Austin, tenterò. Rimettiti al piano. Giovanotto, non sarete diventato sordo, vero? Vi ho detto di non suonare e non voglio che suoniate più. Divisa, berretto, bottoni, stai alla larga dai pizzatoni. Questa è la volta che ti schiaffo dentro, ragazzo. Momento, volevi davvero, amico? Ma certo, Apollo, ecco. Tieni, tieni. Ehi, giovanotto. Sì, mi stocca. Vieni con me. Dove? No, non fare tante domande. Vieni con me. Signore e signori, alcuni anni fa un giovane cantante si ribellò a una banda di gangsters che gli voleva imporre dove doveva o non doveva recitare. Questo coraggio gli costò assai caro. Ferocemente percosso, fu rovinato a vita. Ma fino ad oggi nessuno è riuscito a imporgli dove può recitare e nessuno ci riuscirà, eccetto me, naturalmente. Signore e signori, ecco a voi, nascosto sotto questa orrenda parrucca, Joe Louis. Che cosa volete che vi canti? Solo un'altra volta, ancora innamorata. Oltre l'orizzonte. Cantaci perdutamente, perdutamente. Avanti, ragazzo, canta pure perdutamente. Somebody loves you, it's no good unless he loves you. Oh. Come vedete, quei tipi di Chicago non erano dei gangsters, dopo tutto, erano piuttosto dei critici musicali. Meglio rinunciarci, Austin. Non rischiamo il linciaggio. Signore e signori amici, io sarei veramente felice di finire la canzone, ma potrebbe essere la vostra preferita e non intendo rovinarvela. Non avete perso nulla perché in fondo stasera avete già sentito Al Jolson, Eddie Cantor, Sophie Tucker, che conserva la voce d'usignolo dei suoi 20 anni. Questa è la prima volta che ho tentato di ricantare da molti anni. E per la verità dei fatti, se penso all'incidentino di Chicago, beh, non erano poi del tutto idioti a quel tempo. Certo, era un genere del tutto diverso di spettacolo. Se uno non andava, loro non lo gettavano fuori dal teatro, lo gettavano da una macchina in corsa. Ma tutto questo ormai per me è passato, tutt'acqua passata. Finalmente ho trovato il successo nel più illustre baraccone di New York. Questa settimana stiamo facendo Shakespeare, una delle sue tragedie classiche. E che tragedia ne è venuta fuori, e che costumi! Vorrei che vedeste i costumi delle attrici. L'eroina viene sulla scena con una gonna che vorrei che riusciste a vederla. Le mancano il dietro, il davanti e le spalline. È una gonna assente, come vedete. Per questo vorrei che riusciste a vederla. Ma prima di andarmene, signore, signori e amici, vorrei rendere un omaggio a un mio vecchio amico, Mr. Austin Mack.
Mr. Mack è un grosso suonatore di piano. Credo sia sui 90 kg. Per finire, signore e signori, io sono venuto sulla scena piuttosto in fretta e ho dimenticato la cintura, quindi sarei grato a Miss Stoker se volesse prestarmi una delle sue giarrettiere. Ma soprattutto io voglio ringraziarvi, signore e signori, per essere stati così gentili e così generosi. Grazie e arrivederci. È una gioia rivederti. Davvero una gioia. È passato molto tempo, vero? Mm. Ho pestato per anni su quella tastiera. Ma voglio dirti che sei ancora un asso. Hai tenuto il pubblico in pugno stasera. Se li hai fatti ridere. Vero? Un uomo che tenta di cantare con la gola sbarciata è sempre uno spettacolo che fa ridere. Non sto parlando della tua voce, sto parlando delle tue battute. Questa dovrebbe essere la tua nuova specialità. Sono già specializzato. Ho avuto già un'offerta poco fa. Davvero? Dove? Per far cosa? Per un grande spettacolo. Devo avanzare fino al mezzo della scena. Gli altri attori mi circondano in 40 o 50 e il trucco sta nel fatto che io non debbo fiatare. Vedi? Sono diventato famoso come il cantante muto. Se vuoi farti del male, fa pure. Ma tu hai detto a Teddy che riuscivi ancora a cantare. Eh sì, ho mentito. Joe, ti ho sentito stasera e ti dico che ti manca solo un po' del tempo. A me non manca niente, Austin. Lasciami vivere a modo mio. E fammi un altro favore. Se mi rompo una gamba, non scritturarmi come ballerino, d'accordo? Adesso lasciami, ho da fare. Ma perché non vuoi tentare? Lascialo tranquillo. Aspetta. Perché? Sono anni che vai in cerca di lui, che ti preoccupi. Non t'ho sentito dire altro per anni che come starà Joe, che cosa farà Joe. Joe. Ed ora ecco quel che ti dice. Lasciami vivere a modo mio. Chi è quella raganella? È Claire, è mia moglie. Lo spettacolo sta per ricominciare e ti vogliono al piano. Bene, vengo. Ascolta, Joe. Il mio telefono è sull'elenco. Lewis, io sono Gianni Allen dell'agenzia teatrale William Morris. Sono un amico di Austin. Se veniste nel mio ufficio in settimana potremmo forse combinare qualche cosa per D'accordo. Voi. D'accordo. Ecco il mio indirizzo. Chiamate la mia segretaria. Ecco qua. Quando volete. I'm in love. It always is spring in my heart with you in my arms. The snow is just white blossoms that fall from above. Buonasera. And here is the reason, my dear. Vi dispiace se sto qui? No, fate pure. Però se vi do fastidio io... Niente affatto. Ho paura di disturbarvi, scusatemi. Aspettate un momento, non andate, vi chiedo scusa. È che ho avuto una brutta giornata e sono stanco. Lo capisco. Anch'io ho delle giornate così. Solo che in voi non si vede. Siete John Lewis, vero? Infatti. E cosa fate che vi nascondete? Certo,
furto con scasso. Un mucchio di parrucca e nasi finti. It's June in January. Because I'm in love. Straordinario, vero? But only because I'm in love. Tutti dicono che anche voi siete tanto bravi. Oh, se si tratta di versare whisky in un bicchiere, sono un campione. No, parlo sul serio. Quando avete recitato, tutti hanno detto che siete fantastico. C'è una legge non scritta che vieta di danneggiare i ruderi, sapete? Beh, felice dell'incontro. Non andate, la festa è appena cominciata. Ci sarà ballo e musica. Vedete? Sapete cosa mi rammenta questo? Siete mai stato in India? No. Beh, in parecchi cinema di laggiù, lo schermo è nel mezzo della sala per dividere il pubblico. Gli intoccabili siedono da un lato e dall'altro siedono i... I toccabili? Sì, credo che si possano chiamare così. Sentite, è un grosso pianista. Sui 90 kg, credo. Che cos'è quel telone? Non fate anche voi del teatro? No, ho recitato solo qualche volta in collegio. Si chiama ciclorama o ciclo. E voi vi stavate nascondendo dietro il ciclo? In verità, io stavo in verità per andarmene, non volevo trovarmi tra quella folla. Oh. Deve essere un piacevole passatempo. Lo chiamano ballare. Non ha niente di speciale. Non si fa che andare attorno con una ragazza fra le braccia. Da come parlate, deve essere molto carino. Già, sembra che si divertano. Non volete tornare tra loro? Aspettavo che me lo chiedeste. Sapete... Perfino in India hanno abolito la setta degli intoccabili. Come vi chiamate? Katie Page. Non ero mai stata in un posto come questo. Lo trovo assai bello e strano. Sembra che siamo le uniche persone vere qui. Gli altri non sono che ombre. A questo punto la spalla dice... Che corro a fare? Io corro per evitare una terribile rissa fra quel gigante e me. Ecco quello che dice la spalla. Ma che cos'è la spalla? L'attore di spalla è il tizio che dà la battuta all'attore principale. Sì, è una risorsa del mestiere. Sì. Non è affatto difficile. Riuscirei a fare di voi un attore di spalla così, in un secondo. Davvero? Ma certo. Qualunque cosa io dica, voi dite, oh che bello, oh che brutto. Oh che bello, oh che brutto. Per esempio, io dico, mi sono sposato. Voi dite, oh che bello. Ah, sì. Cominciamo, eh? Mi sono sposato. Oh, che bello. Oh, che brutto, mia moglie mi scoccia. Oh, che brutto. Non tanto brutto, è ricca milioni. Oh, che bello. Non tanto bello, non scuccio un soldo per me. Oh, che brutto. Non tanto brutto, avevo una bella casa. Oh, che bello. Non tanto bello, è andata a... Oh, che brutto. Non tanto brutto, c'era dentro... Oh. Volete sapere altro sul varietà? Ma... Ecco, una cosa sola. Non sembrate felice di farlo. Perché avete cominciato a lavorare da comico? Quando mi tagliarono la gola dovevo mangiare. Quindi entrai nel varietà e ho preso torte in faccia 5 volte al giorno. Vi assicuro che il servizio era svelto e puntuale. Non so perché mi sia venuto da ridere. Spaventosa quella storia dei gangsters. Beh, non la farò tragica, ma una volta è bastata. Sapete, ho passato una magnifica serata. Non tanto bello. Il cocchio si è fermato. Il cocchiere sa dove abitate. Oh, che brutto. Non tanto brutto. Di un po', amico. Quanto costa andare da qui fino all'Alaska? Mi dovete un dollaro e mezzo. Ci sono ancora uomini onesti. Chi ve lo fa fare di vivere in un palazzo imperiale? Mi fa sentire sempre come Cenerentola al ballo.
Volete entrare a bere qualcosa prima di andare via? Non finché non avrò risuolato le scarpe. Ah, grazie, Sammy. Non occorre che aspettiate. Grazie, Sammy. Mi aspettavo che dicesse grazie, babbo. Mi spiace, non sono la figlia del maggiordomo. Siete la cuoca? Uh-huh. La prima cameriera? Mm. La seconda cameriera? Ci sono. Siete l'orfanella di una povera famiglia. Queste ricche persone hanno avuto pietà di voi e vi hanno adottato come se foste una figlia. Brava gente. Ma non sono impressionato. Ho vissuto in palazzi molto più grandi di questo. Orfanotrofi. Buonanotte. Ho sempre desiderato andare ad uno di quei burlesque, ma nessuno vuol condurmici. Credetemi, non vi piacerebbe. Ma io voglio, Joe. Potremmo vederci dopo lo spettacolo. Certo, quando? Vi telefonerò presto, probabilmente domani. Domani andrebbe benissimo. D'accordo, allora avete un appuntamento con un comico imparruccato. Vi aspetto nel piccolo bar di fronte al teatro. E poi andiamo via di lì come se il posto fosse contaminato. E lo è. Va bene. Salve, Joe. Vuoi fare una giocata? Dammi il tempo di farmi un'idea. Oh, c'è roba veramente in gamba. C'è Parquet, c'è Filamon e c'è Lola Bene. Che ne dite di Barnabas? Ho le sue possibilità. Hai capito. 10 giorni fa credeva che i picchetti dei Boommaker fossero chioschi di gelatai. Ma i picchetti sembrano davvero chioschi di gelatai. E poi Barnabas è uno dei nomi di mio padre. Allora punta 2 bigliettoni sul nome di suo padre. Sul nome di suo padre anche 5. Dammi la giocata. È un destino. Fra voi e me c'è sempre vostro padre. Ma cosa dite se non lo conoscete neanche? Ah, non lo conosco, eh? Andavo per Broadway l'altro giorno e voi mi presentaste uno dei grattacieli che lui costruisce. Uscendo dal ristorante c'era un altro dei suoi palazzi che ci guardava dall'alto. Oppure era lo stesso che ci aveva seguiti. Devo farvelo conoscere sul serio. Verrete a casa e vi incontrerete. Ma perché dovrebbe ricevermi? Perché no? Sono certa che andrete d'accordo. Un architetto che non fa nulla al di sotto dei 60 piani e un comico da torta in faccia, uno dei due dovrebbe essere matto. Allora, dato che voi non volete incontrare lui, sarà lui che verrà da voi. Ho intenzione di accompagnarlo proprio stasera al vostro teatro. Ma perché volete... Ho aspettato che foste voi ad invitarmi, ma a quanto pare... A quel pare... teatro? A vedere cosa? Un branco di pezzenti che recitano tenendo d'occhio il poliziotto? E dei vagabondi che dormono in platea sbaltendo una serie di sbornie? Joe, noi verremo a vedervi. Qualunque cosa voi facciate, sono certa che la fate benissimo. Ascoltate, noi ci vediamo quasi ogni giorno da oltre un mese, ma ci si incontra sotto gli orologi, nei ristoranti, nei bar. Dite la verità, non credete che sia sciocco andare avanti così? Sì. Credo di sì. Lascerò un paio di biglietti al botteghino, stirerò tutte le mie barbe finte e dirò ai miei colleghi di fare il bagno. Tanto cambiato da quando ci venivo da ragazzo. Ecco a te, figliolo. Grazie. Papà, rammentati quello che ti ho detto di quanto Joe è suscettibile. Oh, se in certe cose io fossi uno snob, non sarei tuo padre. Grazie, papà. Cerco i biglietti. Avete 2 biglietti per Page? Page? Ah, sì. Eccoli qua. È tutto pagato. A che ora va in scena Joe Louis? Ah, non recita. Ha piantato il teatro un'ora fa. Se l'è filato in silenzio. È stato sempre un tipo strano. Torniamo a casa, cara. No, tu va a casa. Io credo di sapere dove trovarlo. Katie, a me ti pare prego, che... Ti prego, caro. Come vuoi, tesoro. Avanti. Salve, Joe. Vi sarete sbagliata, signorina. Qui non è posto per voi. Perché no? Avete sbagliato hotel e mi spiace dell'errore.
Avevo un amico qui. Lo dimenticherete. Ah, sì? E che è accaduto dei nostri scherzi, delle nostre risate? Quando pensavo a voi e a vostro padre seduti in quel teatro, ridevo tanto da svenire. Joe, di cosa vi vergognate? Di essere un comico? Io? No, sono fiero della mia parrucca come di una bandiera. Solo che avrei voluto, prima di incontrare vostro padre, fare un po' di pulizia nel camerino. Riordinarlo, metterci qualche rivista mondana e gettare via le bottiglie vuote. Buttare fuori i topi e strozzare il pavimento. Aspetta, Joe. Vi prego, andatevene. Può darsi che ci rivedremo in qualche altra festa, dietro un telone. Solamente dietro un telone? Sì, lì ogni cosa sembra migliore. Anch'io. Guardami, Joe. So benissimo che aspetto avete. Ma non sai chi sono veramente. Non vuoi convincerti che non mi importa che tu faccia il comico? Non mi interessa. Fai qualunque cosa, fai l'ingoiatore di fuoco, vendi aspirapolvere di porta in porta, qualunque cosa. Non mi interessa, voglio solo che tu smetta di nasconderti. Vuoi guardarmi, Joe? Devo fare forse lo spogliarello per convincerti a guardarmi? Ti prego, va via. Joe, questo non è un modo carino di dire ti amo. Ti immagini che vita ti farei fare? Amerò qualunque vita tu voglia farmi fare. Te ne pentirai. Non credo. Non si direbbe a vederti che sei di una tale cocciutaggine. L'ottavo piano da questa parte. Ottavo piano. Tu. Come stai, Austin? Io bene, bene. Tu? Abbastanza bene. Come sta la tua amata Claire? Bene, Joe. Sai, non avresti dovuto mandarle quel regalo. Non era in collera con te. Beh, io... Ehi, Dee, lavori ancora per Sophie Tucker? No, è il suo solito pianista ora. Il mio era un impiego provvisorio. Giochi ancora ai cavalli? Già, ma i cavalli che io gioco, giocano a me. Beh, che cosa fai adesso? Oh, vado qui per un'audizione. È uno spettacolo comico che vogliono lanciare. Credono che possa servire un accompagnatore. Spero di riuscire. Andiamo, coraggio, vecchio comico. Si lavora insieme. Buonasera, signore e signori. So che voi siete tutti signore e signori perché questo è un club riservato a una clientela selezionata. Hm? Sì. È vietato entrare qui senza denari come è vietato uscirne coi denari. Potrei aggiungere che vi è dato uscirne addirittura, ma è uno scherzo. Basta lasciarci la camicia. Come va? Va benissimo. Avrei dovuto fare più prove. Non preoccuparti della voce. Cerca solo di evitare toni alti. E lascia perdere quella roba. Che accadrebbe se facessi un fiasco? Sono certa che non farai un fiasco. Beh, se lo facessi lo riempirei tutto di whisky. Prosecco. Sto benissimo, Katie, davvero, proprio bene. Non ho detto una parola, caro. Ecco, Claire. C'è qualcuno in sala? Il locale è gremito. Allora scommetto che io lo vuoto in 10 secondi. Accetti anche oggi le scommesse. I bookmaker lavorano soltanto al mattino. Ma chi ti ha rifilato un vestito del genere? Avresti dovuto consultarti con Teddy, me. Teddy, ti spiace aspettare di fuori. Vorrei rimanere solo. Aspettate tutti di fuori un momento, vi prego. Anche tu, Katie. Sì. Ti resta soltanto un minuto, Cara?
Scusa, io non so che cosa ho, mi sento come se ci fossero 100 gangster ad aspettarmi. È sciocco, eh? Tia. Mettilo sul mio cuore. Salve, Chopin. Non è un'entrata di stile. Buonasera, signore e signori. So che voi siete tutti signore e signori perché questo club è riservato solo a una clientela selezionata. È vietato entrarci col denaro e potrei aggiungere che è vietato uscire di qui senza denaro, vero? Beh, io... credo di aver rovinato questa battuta. Le battute sono così delicate, se le somministrate come stoccate sono un disastro. E io sono un asso come stoccatore. Qualcuno è disposto a restare a dormire qui? Non vorrei restare solo solo. Io devo avere un talento particolare per dire battute che non fanno ridere, lo ammetto. Vi prego, lo sento che non state ridendo, ma coraggio, non facciamone una tragedia. Faccio tutto questo per vivere. Sono un petroliere io, da 500 barili al giorno. Non c'è petrolio, ma i barili sì. Boom, boom. Oh, prima che io vi canti una canzoncina, desidero presentarvi il mio pianista, Mr. Austin Mack. È un tizio che rallegra le serate solamente andandosene. Vedete, questo è il mio primo ritorno sulla scena dopo molto tempo. E quello che cerco, lo confesso, non sono solo gli applausi, cerco anche i dollari. Ma i dollari non sono tutto, credete. Ci sono anche le sterline. Ecco, fare il comico è solo un passatempo per me. La mia vera vocazione sono i cavalli. Perciò, quando faccio il comico, ridono quasi esclusivamente i cavalli. Mr. Chopin? My bookie came from out of nowhere. He held out his hand, I offered mine. He whispered, Joe, up with the dough, or you'll go where you'll never need a cent. Can bet to your heart's content. You know a guy making bets without a dime in his kick is liable to wind up very sick. You can't collect the day your horse comes in and sing a ballad when he doesn't win. Besides, I ain't in the mood to take a loss. My friend, you better come across. Or would you like to swing from a star? Harry Moonbeam. Ti prego, Mr. Chopin, perché vuoi che canti queste cose? Non facciamoci sentire più. Ti prego, ho promesso delle opere di bene. Allora, che vento tira a New York? Temporale. Tuo padre? È terribilmente irritato con me. Non mi aveva mai parlato come ha fatto stasera. Ha detto che la mia condotta non è molto diversa da quella di un... Ma... Era come un amico per me, mio padre. Le cose che mi ha detto, ti assicuro... È infuriato solo perché ti vuol bene.
È più probabile che lo sia perché crede che il giorno me ne voglia. È tuo padre, Katie, e sai come sono i padri, contrari agli addii e molto favorevoli ai matrimoni. Joe esce fra un minuto, è meglio andare al tavolo. Stasera davvero non ce la farei, cara. Dì a Joe che ci vedremo sul treno, ti prego. Sì, certo. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie signore e signori. Buonasera signore e signori. Scusatemi se sono in ritardo stasera, ma le corse sono rimasto al palo. Che giornata, che iella, il più sfortunato dei giorni. L'ultima corsa poteva finire con la fotografia, ma quando il mio cavallo è arrivato era troppo buio per prendere fotografie. Vi dico solo una cosa. Che se noi avessimo seguito quel cavallo, ebbene stasera non saremo qui. Saremo tutti dietro a quel cavallo su un carretto. È lui che mi ha trascinato al bere. Ma ci sarei arrivato lo stesso comunque, e forse prima. Per la verità, se avessi aspettato che mi trascinasse lui a quest'ora berrei ancora latte. Ma io non credevo affatto a tutte queste storie riguardo ai danni che procura il bere. Niente affatto. Io avevo uno zio che ha bevuto un quarto di whisky al giorno tutta la vita. E ha vissuto 28 anni. Bum bum. Beh, ora vorrei cantare una canzoncina per voi, signore e signori. Ma prima desidero presentarvi il mio pianista, Mr. Austin Mack. Mr. Mack è un mio carissimo amico. Solo che suona come un nemico. Lo credo, ogni sera deve sentire le tue scemente. Signore e signori, questo gentiluomo è un vero eroe. A me mi pagano per dire delle scemenze, lui paga per sentirle. Ehi, Louis, è vero che da quando lavori qui il padrone non paga più la tassa sui divertimenti? Da stasera la paga di nuovo, la gente ha visto qui la vostra faccia. Sarà meglio che vi facciate vulcanizzare, amico, vi state sgonfiando. E ora non ci sono altre interruzioni da parte degli amici del pianista? Boom, boom. Ah, quei cavalli sollevano un sacco di polvere. Aprite il cuore e offrite da bere un assetato. No, il bagno l'ho già fatto. Joe, ti aspetta sul treno. Bene. Alla salute di tutti! Avanti. Questa deve essere la locanda. Mi spiace, amore. Ho dovuto fare una nuova prova con Austin e ci è voluto più di quanto credessi. Austin è già stato qui a dare la buonanotte più di un'ora fa. Beh, lui non è costretto a chiudere il bar ogni notte come me. Claire mi ha parlato della telefonata di tuo padre. Joe, io non resterò a Chicago. Proseguo per New York domani mattina. Credo che sia meglio così. Ma io... Non dire una delle tue battute. Non ho dimenticato che mi trovo qui perché l'ho voluto io. Tu non facesti promesse, quindi non hai mancato di parola. Arrivederci, Joe. Anzi, credo che sia proprio un addio. Addio? Non è un modo carino di dire ti amo. Oh, ti prego, Joe. Senti, dammi ancora un po' di tempo. Mi sento ancora con un piede nel burlesco e con l'altro sulla scena di un elegante nightclub.
Lo so, promesse esplicite non ne ho fatte, ma erano sottintese. Perché non riesco a stare alla tua altezza e fare al tempo stesso il comico. Così non riesco a ridere come non riesco a parlarti. Non avrai sul serio intenzione di lasciarmi. Amore mio, mi hai messo veramente all'angolo questa volta. Sei riuscita a farmi parlare come un uomo serio. Grazie molte. Grazie. Grazie. Grazie, signore e signori. Come voi sapete, stasera noi terminiamo il nostro impegno qui a Miami. E l'impresario è stato veramente gentile. Ci ha invitato a tornare la prossima stagione con una stupenda scrittura. Dice che ci pagherà. In verità io non dovrei lamentarmi, perché durante questo contratto lui mi ha detto che avrei potuto allungare le mani su qualunque liquore fossi riuscito a trovare. E qui non era difficile. Ora desidero ringraziare Mr. Austin Mack, il mio pianista, che è un amico. Mr. Mack è morto da alcuni giorni, ma io ancora non ho avuto il coraggio di dirglielo. Vorrei ora che le ragazze venissero fuori anch'esse a farvi un saluto, le care educate. Ragazze, venite fuori a salutare tutti. Alta. Marta? Non ti dispiace, vero? Vorrei solo rammentarti che sono io il comico in questa rivista. Mi scusi, Mr. Lewis. E poi lasciami dire, io non mi presento qui in sede seta. Beh, perché non provate? Allora riderebbero davvero. Brava, è venuta fuori e hai improvvisato in barba ai miei tre autori. E brava anche per il coraggio che hai dimostrato. Non faticherei troppo a trovarti un altro posto. Ehi, vieni qui. Che cos'è quel gesto? Che cos'è? Perché fai così? Che cosa significa? Avanti, parla. Qui sei fra amici, per il momento. È quello che i vecchi attori del varietà chiamavano una reazione. Una reazione? Sì, e sono nata in un alambicco. Si direbbe che sei nata in un astuccio di violino. Adesso torno pure in magazzino con il resto degli Stradivari. Grazie. Se posso essere serio una volta tanto, signore e signori, ho una notizia da comunicarvi, una meravigliosa notizia. Tra un paio di settimane l'intera compagnia, le ragazze, Austin Mack e io stesso andremo a debuttare a New York al famosissimo club Copacabana. Quello è che ha combinato? Non lo so, è la prima volta che lo sento, ma è meraviglioso. Ma vi prego, ragazze, su, aspettate un momento. Vi prego, calma. E poi Marta, non davanti alla mia futura moglie. Prego, calma. Sì, signore e signori. Nella sua mente ogni uomo ha una donna. Antonio a Cleopatra. Napoleone a Giuseppina. Charlotte alla Sterlina. E ora vorrei presentarvi la donna che è nella mente di Joe Louis. È una donna meravigliosa. È la statua della cocciutaggine, ma è ugualmente meravigliosa. Miss Katy Page. Io vorrei invitarvi tutti quanti alle nozze, ma sono riservate ai più intimi. La sposa, lo sposo e i bookmaker. Che partecipazione di nozze. Oh, non fa nulla. L'importante è che l'abbia detto. E finché non ci rivedremo di nuovo, possa il buon Dio aver cura delle vostre anime, ma non tanto presto. Grazie. Grazie. Grazie molte, signore e signori. Che ne pensereste se ora dessimo inizio alle danze? Hai puntato bene stavolta, Joe, e vincerai. Ci credo, anzi io lo sapevo da tanto tempo.
Grazie, amore mio. Grazie di avermi reso la vita. E scusa. Credo che se darete un'occhiata a queste lastre mi sarebbe molto più facile spiegarmi. Dottore, non chiedetemi di guardare le lastre, io non vi chiederò di fare del varietà. Ditemi solo che cosa devo fare. Smetterla di bere. Oh, non credevo che sareste arrivato a dirmi cose così gravi. È la sola cosa che io possa dirvi. E se fossi in voi, obbedirei finché fossi in tempo. Andiamo, dottore. Se mi guardo intorno, mi accorgo che ci sono più vecchi ubriaconi che non vecchi dottori. Joe, andando avanti così non diventerete un vecchio ubriacone. E neanche un ubriacone di mezza età. Ho tentato di smetterlo altre volte, dottore, ma non posso. Migliaia di persone l'hanno fatto. Io non conosco nulla di queste migliaia di persone, conosco solamente me stesso. E so che se non bevo non sono capace di andare sulla scena, ecco tutto. Quindi tanto varrebbe morire. Joe, ho curato molti pazienti che lavoravano in teatro. E capisco che un uomo possa vivere per divertire gli altri. Ma morire per questo. Tutto questo mi capita in un momento inopportuno. Ero pronto a diventare un marito. Non facevate certo un favore alla ragazza, salvo che non aveste una forte assicurazione. Beh, tanta gente muore e non si uccide per questo. Buona, vero? Sono spiacente di essere stato brutale. Vorrei solo che vi rendeste conto che è una cosa seria. Tenete questa ricetta. Se non altro, vi mitigherà i dolori. È una ragazza straordinaria. Fantastica. Beh, credo che riuscirò a smettere di bere. Deve essere difficile. Ogni sera a una certa ora smetto. Ecco la palla in gioco. Ehi, Jack. $200 sui rossi. Hai già scommesso? Scommetto ancora. Salsicce? Ne vuoi? No, grazie. Ne vuoi una, Joe? Non mangio mai a stomaco vuoto. Cosa sono quelle pillole? Sono per lo stomaco. Davvero? Vogliamo arrivare a 300? No, due bastano. Coniglio. Il colonnello Donovan ha rapporto in ufficio. Il colonnello Donovan ha rapporto in ufficio. È urgente. Non so cosa stai cercando nel fondo di quella bottiglia, ma più presto la vuoti e più presto ti si riempie, questo è certo. Se vuoi fare un discorso sulla temperanza, ti consiglio di rivolgerti al pubblico, non a me. Katie, io... Joe, che ti succede? Non lo so, davvero non lo so, ma mi sento come se mi avessero spaccato in due parti e andassi in due direzioni nel medesimo tempo. Non so cosa sia. Jack, ci stai a 300? D'accordo, ci sto. Va bene, sei un leone. Joe, quando avrai finito al Copacabana, devi prenderti una vacanza. Non sono stanco. Sì, lo sei, lo siamo, anzi. Sarebbe tanto carino lasciare per un po' le città, il teatro, tu e io. Attenzione, prego. Tutti gli appartenenti all'esercito e alla marina si rechino negli uffici dello stadio. È urgente. Cosa pensi che sia successo? Forse Hitler ha invaso New York. Non avrebbe trovato posto per parcheggiare la macchina. Signore e signori, interrompiamo la partita per una comunicazione importante. Il presidente Roosevelt ha ora annunciato che l'aviazione giapponese ha attaccato Pearl Harbor. Molto allegro. Perché così buio? Immagino che sarò fra i primi richiamati. Con i tuoi reumatismi? Buonasera. Hanno emesso un ordine di chiusura per il locale. Sai come si dice? Alla guerra con alla guerra. E ora ti prenderai un po' di riposo, Joe. Cosa succede qui? Ci avevano detto che il locale era chiuso. Ehi, avete sentito la notizia? Marta sposerà il primo cameriere. Non sapevo che lo avesse prenotato. Comunque è una buona scusa per una festa. Lo vuole acciuffare prima che lo acciuffi il distretto. Andiamo, c'è tutta la banda qui, champagne e caviale. Sentito? Quei due ragazzi si sposano. Già, qualcuno ancora lo fa.
Salve, Joe, salve a tutti. Ehi, ehi, ehi. Congratulazioni. Lasciamolo divertire. Grazie. C'è nessun altro? Congratulazioni. Un sacco di felicità. Tanti auguri. Vi ringrazio. Ma auguri di che? Oh, bella, per il tuo matrimonio. No, non sono io quella che sta per sposare, è l'altra Marta. Io sono pronta comunque. Andiamo, Mr. Chopin, facciamo un po' di musica. Sì, avanti, tutta vita. Sì, sì, solo non dimenticare i reumatismi. Alla salute degli sposi, che sono sani. Papà andrà a lavorare all'ufficio produzioni belliche. Mi ha chiesto di chiudere la casa qui in città e di andare da lui a Washington. E ci andrai? Penso che dovrei, non credi? Anzi, penso di partire domattina. Così d'un tratto? Credo di sì. A te sembrerà strano che non ti abbia più fatto parola a proposito del nostro matrimonio. Strano non è il termine che io avrei usato. Infatti, non era questo che volevo dire. Io... Io non so. Joe, non occorre che tu ti scusi. Pensaci su quando non ci sarò io a farti sentire colpevole. Ti farò sapere dove sarò. E qualunque cosa tu decida, falla. Ma sii certo di volerla fare. Non essere così triste. Avanti. Uniamoci agli altri, vuoi? Altrimenti si offenderebbero. Beh, io sono pronto. Abbiate cura di voi, mi raccomando. Cosa vuoi che possa capitarci in una tournée? Cadere dal pianoforte? Joe, Joe, perché Katie non è qui? Non sei preoccupato per lei? Austin, non è il caso di telefonare all'aeroporto e sentire cosa è capitato a quell'aeroplano. Non preoccuparti, Austin. Katie non verrà. Neanche a dirti addio. Perché? Che ne so io perché, so che non verrà. Joe, tu non le hai neanche detto che stavi per imbarcarti, non è vero? Non credi che avesse il diritto di esserne informata? Questa non è cosa che ci riguarda. Perché no? Qualunque cosa della sua vita finora ci ha riguardato. Lascia andare, Claire. Ha ragione, Claire. Hai il diritto di farmi delle domande. E allora dillo, Joe, perché stai cercando di sfuggire, Katie? È una cosa che non capisco. Perché è il più grande favore che io possa farle. Joe. Senti, che razza di matrimonio credi che sarebbe stato? Pochi anni sciagurati e affannati. Cosa vuoi dire, pochi anni sciagurati? Credi che avrebbe voluto seguirmi in questa vita, andare a dormire alle 6 del mattino, svegliarsi alle 2 o 3 del pomeriggio e andare in giro ciondoloni per locali affumicati con un mucchio di ubriaconi come me, ascoltare sempre le mie idiozie, le mie freddure, le mie canzoni, per anni, anni, anni? Ah, no, io non lo credo. Se tu l'amavi, sarebbe stata felice lo stesso. Ma tu non l'ami, vero? No, non l'ami. Tu non immagini quanto ti stai sbagliando. Credo che non sia possibile sbagliarsi di più. Katie è la cosa migliore che abbia mai avuto. Non dirlo a noi, Joe. È a lei che devi dirlo. Non posso. Non la farebbe ridere. Cara Claire, siamo arrivati a... Censura. E abbiamo subito cominciato a dare uno spettacolo alle truppe di... Censura. Censura. Censura.
dove noi... Censura. Basta coi particolari. Joe e io abbiamo una FIFA sacrosanta di volare e Joe ne ha parlato ad un... Censura. Un ufficiale? Maggiore, mi rifiuto di volare su qualunque aereo che sia più piccolo di un quadrimotore. È contrario alla mia religione. Sono un vigliacco convinto. Maggiore, ci avevate promesso soltanto quadrimotori. Joe, tu non stai bene. Lo so. Sto cominciando a somigliare alla fotografia del mio ricordino funebre. Un numero di nuovo genere per noi. Joe Louis e il suo pianista volante si esibiscono su un ventilatore. Hey, Joe, it's hot in here. Yeah, maybe we ought to ask the captain to open one of the windows. I've been with the USO now for quite a few months, and I've seen plenty of action. But I still like the American broads better. If you wonder why I'm not in the service, it's simple. They classified me 5F. That's a coward with dependents. But I got an uncle. This guy's got scrambled eggs on his cap. He's got fruit salad on his chest, hash marks all over his arm. He's no hero, he's a sloppy eater. Good, does it? He ain't winning. What are you thinking about? Cassie. What are you thinking about? Letty. You should have married her. Smiling about. I was just thinking what Cassie's gonna say when I tell her I'm gonna marry Letty. Cassie? What do you think Letty's gonna say? Chi è? Sono io, tesoro! Felicità, rivederti. Non credevo tu arrivassi stanotte. Joe. Ciao. Perché hai tardato tanto? T'ho aspettato ogni giorno a colazione, sai? Oh, tesoro, è meraviglioso riaverti con me. Se fosse dipeso da me, sarei tornato dopo un giorno. Me ne vado. Vorrete riposare? Faccio una telefonata. Ne avevo pronto dello champagne per voi. Sì? Caro, aprila tu. Pronto? Datemi l'interurbana. Chi vuoi chiamare a quest'ora di notte? Ketty. Di, come stai? Ecco... Io non so, noi non ci siamo più viste. Che cosa le vuoi dire? Che voglio sposarla. Austin, senti, apri quella bottiglia di champagne e versane un bicchiere a Joe. Non ne voglio, grazie. Credo che ti ci vorrà. Katie si è sposata circa un mese fa. L'ho letto su un giornale. Sposata, Beh, non posso disapprovarla. 2 anni di vagabondaggio. La cosa non era allegra. Ha avuto ragione, ma assolutamente ragione.
Non penso certo a tagliarmi la gola da me questa volta. Ho un avvenire. Joe, ormai è fatta. Perché non tenti di... Salve e buon anno. Signori, vi chiedo un prolungato e caldo applauso per Marta. Lo merita. Lo merita perché questa ragazza si prende a calci in testa 4 volte al giorno. Ed è bello sapersi punire. Vuoi farmi il pieno, per favore? Lo vuoi davvero, Joe? Non preoccuparti per me, io bevo per distendere i nervi altrui. Anzi, bevo solo per distendere i miei e i vostri nervi. Voglio confidarvi che a volte i miei sono tanto distesi che non posso muovermi. Sono davvero tanto felice di essere nuovamente qui nell'esercito della salvezza. E mi fa un grande piacere vedere che dei vecchi amici sono qui stasera, per non parlare degli astemi. Non vedo l'ora di sentire quello che dirò stasera. Mr. Chopin qui si è dato al bere quando eravamo in servizio di guerra. Sapete, a volte aveva bevuto tanto che lo vedevo doppio io stesso. Questa ragazza mi rammenta una mia maestra di scuola. Soleva prendermi da parte dopo le lezioni. Fummo espulsi insieme, naturalmente. Il vostro cocktail, Mr. Lewis, volete che lo agiti? Anzi, te ne prego. Lo farai esplodere, grazie. Molto spesso ho sentito dire che il whisky migliora con gli anni. È vero, più si è vecchi e più lo si apprezza. Rosy. Ehi, ma questo è tè. Sapete, ci sono alcune persone che affermano che io bevo troppo. Beh, ne sono offeso perché dovrebbero affermarlo tutti quanti. Joe. Sta tranquilla, lo tengo da me. Forse potrà interessarvi sapere che il mio dottore mi disse che era necessario che io finissi di bere, di fumare e di andare in giro con le ragazze. Ebbene, c'era solo una decisione da adottare dopo questo consiglio. Ed io l'ho adottata, ho cambiato dottore. Mi chiese di descrivergli le ragioni per cui mi ero ridotto in quelle condizioni. E io gliele dissi. Lui restò un po' pensieroso e alla fine mi disse: chiedi loro se hanno un'amica per me. Prosit, Joe! Prosit! Eccolo, il mio dottore. Io ho qualche difficoltà nell'allontanarmi dal lampione. Non vi dispiace se mi siedo, non è vero? Non è bello vedere la sala che gira mentre sto in piedi. Vedete, io ero un tipo tanto romantico una volta. Ma quando mi guardo attorno e vedo tanti ragazzi, capisco che sono diventato un vecchio. E un uomo vecchio non può andare più con una donna, va con due. Una volta era un grande danzatore. Avevo imparato a danzare con Fred Astaire, ma poi capii che era più divertente con una ragazza.
Niente paura per me, per la mia andatura tentennante, signore e signori, perché se pure dovessi cadere non me ne accorgerei neanche. Non così forte, amico, potrebbero sentirci le guardie. Sapete, io la so lunga sulla vita matrimoniale, eh sì. Avevo un amico che si sposò e la prima volta che tornò a casa alle 6 di sera, sua moglie lo portò a letto. Sì, lo portò a letto. Lo aveva scambiato, già a quell'ora era l'altro che andava a casa. Ma ora passiamo ad altro, tocca a noi, Mr. Chopin. Perdutamente. When you find a lover, it's no good unless you love her all the way. Never just a little, don't go dealing from the middle all the way. Stay there for the full 9 innings and pitch with all your heart. Stay there, double up your winnings. Don't let go of her. Andiamo. If you're smart, you won't find another who is in your corner. Non dovevi staccarti dal lampione! Volevo brindare agli sposi. Aiutami a tirarlo su. Gio, piano. Mettiamolo qui, su. Così. Sta calmo, Gio. Sta qui tranquillo. Sto bene, sto bene. Siete voi che mi rotolate attorno. Tutti fuori, vi prego. Come vi senti, Gio? Sto bene, sto bene. Le mie arterie sono dure come roccia e devo avere del sangue nella circolazione alcolica. Ma ti prego, non sforzarti ora. Ti prepari il caffè. Facciamo venire un dottore. Non fate venire un dottore, fate venire un whisky. Ora so cosa fare. Me ne andrò in Florida e mi sistemerò lì tranquillo e la smetterò anche con l'alcol. Lo vuoi un po' di caffè? No, Claire ha ragione. Potrei anche sposarmi. Tutti debbono sposarsi. Potrei trovare una graziosa ragazza. E sposarla. Capisco. Come può piovere così in Florida proprio in piena estate? È il famoso bel clima della Florida. Oh, ecco, a un tratto mi sento i brividi e mi tremano le ginocchia. Tranquilla, è il vestito che è leggero. Non so cosa farei senza di te, Claire. L'importante è che voi due vi amiate. Oh, se sapessi, sono veramente elettrizzata da Joe. Questo lo credo, tesoro, ma lo ami? Claire, per me lui è più caro, più entusiasmante, affascinante di chiunque io conosca. Noi amiamo le stesse persone, le stesse cose. Lavorare di notte, dormire di giorno. Sarà come una festa. Beh, purché sia anche un matrimonio. Di, credi che stia commettendo uno sbaglio? Sono più che sicura che sarai felicissima con lui. Grazie. Lo so che Joe è stato innamorato di Kathy. Ma ora io sono innamorata di lui. La gente potrebbe dire che tutto questo non ha senso comune, ma invece ne ha. Certo, cara. E poi Joe è stato senza bere da più di 2 mesi. Questa dovrebbe essere una prova. Te lo auguro. Beh. Io sono pronta. Andiamo.
Questo matrimonio è veramente una gran cosa. È quello che ci voleva. Buona fortuna, Joe. Grazie. La pista è bagnata, vero? Bene, ci porterà fortuna. Chi ci volerei? Andiamo. E questa che musica sarebbe? Non conoscono la marcia nuziale? Sta tranquillo, dopo di questo suoneranno e viva gli sposi. Marta e Joe, voi siete marito e moglie. Joe, ora baciate la sposa. Venite qua, venite qua. Dovete tagliare la torta. Andiamo, presto, andiamo. Andiamo, cara, andiamo. Andiamo, presto. Lasciate passare. Lasciate passare. Che meraviglia. Ora stai a vedere come sono brava. Con la torta. Forse Teddy l'aveva solo affittata. Ma chi ha finanziato queste nozze? La casa da gioco? Ecco, lo sposa di Rita al primo posto. Presto, correte, finirete col perdere l'aereo. Mia presto, bella andiamo, torta, su. Arrivederci. Ciao, ciao, no. Austin, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie, ciao. Sì, grazie. I fiori, tira, i fiori. Avete tutto qui. Ho mandato le valigie all'aeroporto e ho messo i biglietti nella tasca del tuo cappotto. Grazie. Ecco qui. E ho fatto la prenotazione all'hotel Bermuda. Buona fortuna. Ciao. Ah, aspettate un momento. I telegrammi. Oh, quando ritorneremo? No, aspetta un momento. Ce n'è uno importante. È per te, Marta. E devi rispondere. Per me? Joe. Oh, Joe, tesoro. È del mio agente. Dice che devo andare a Hollywood di corsa. Ho ottenuto una grande parte per me in un film. Congratulazioni, sposina. Quando pensi di andarci? Beh, lui dice mercoledì. Ma sarebbe una vera pazzia, saremo ancora in luna di miele mercoledì. Oh, caro, vorrei andare, vorrei non andare. Mi sento come il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, la solita storia della doppia personalità. No, la nostra luna di miele è più importante. Teddy, rispondi tu per me. Sì. Digli che io... che devo dire? Quello che qualunque ragazza direbbe a un produttore hollywoodiano. No. Lo terrò come ricordo. Arrivederci, Teddy. Bye, bye. Buona fortuna, ragazzi. Prosit, signore e signori nemici. Sono contento di essere a Hollywood. Lo desideravo. Ho fatto l'angioletto per 2 mesi e volare fa venire molta sete. Come sapete, hanno messo una nuova tassa sul whisky in questi giorni ed è questa la sola ragione per cui io bevo. Sono un patriota. Sì, credetemi, sono tanto patriota che quando mi sveglio ho gli occhi rossi e blu come la bandiera. E vi assicuro che una bandiera negli occhi non è facile da sopportare. Io credo, signore, signori e amici, che il matrimonio sia una cosa fantastica. Vi dico che senza matrimonio i mariti e le mogli dovrebbero azzuffarsi con degli estranei. Davvero è curioso. Un uomo non si rende conto di cos'è la felicità finché non si è sposato. Ma allora è troppo tardi. Vi dirò che Marta e io ci conoscevamo solo da alcune settimane, eppure il matrimonio ci ha resi completamente estranei. Ma fra noi due c'è un grosso problema. Io lavoro tutta la notte e Marta tutto il giorno. Non era questa la mia idea sulla luna di miele. Siamo sinceri, signore e signori. L'ultima volta che ho baciato Marta è stato il giorno in cui ho sposato. E questo comincia a preoccuparmi abbastanza. Questa mattina è andata a lavorare e mi ha lasciato 2 righe che iniziavano: egregio signore. Sarà meglio cantare una canzone, Mr. Chopin. Questa canzone vorrei dedicarla con tutto il cuore, signore e signori, alla mia sposa. Andiamo. I got married to a girl, naturally. I know 'cause she was dressed up like a bride. Up to now it's pretty tame. All I did was change her name. At least I know my folks are satisfied. She became a movie star, naturally. And the hours don't quite coincide for us. So the only time we meet
is when I give her my seat. As she gets on and I get off the bus. Martha, Martha, where is Martha? Are we making any dough? Naturally, even more than just our ordinary pay. We endorse a lot of things, like that bed with inner springs that you see in all the magazines today. The one on the left side is she. The one on the right side, that's me. It's the only time we got together. Naturally. Ho una gran voglia di ubriacarmi, Teddy. Procurami una bottiglia di whisky inesplorata. Sarebbe meglio che tu andassi a dormire. Ho un'idea, ne berremo una in onore di mia moglie e una per il mio successo. No, grazie. Buonanotte. Puoi svegliare Martha. L'idea non è malvagia. Non occorre che tu venga in punta di piedi, non sto dormendo. Ciao, tesoro. Salve, straniera. No, no, ti macchieresti di rossetta. È il segno di ogni sano ragazzo d'America. Ti sei accorta che siamo diventati come due piroscafi che si incrociano nella notte? E quella sarebbe la ciminiera? È tardi per rincasare anche per uno come te. Che strano. Stavo pensando che è presto per uscire anche per una come te. Devo trovarmi allo studio per le 6, caro. Sentivo di avere una ragione per non rincasare prima. Ti avrei svegliato e tu avresti avuto gli occhi cerchiati e il viso stanco. Un malanno per i tuoi primi piani. E non si rovinano i primi piani di un'attrice. Hai deciso qualcosa a proposito di Las Vegas? Sì, la compagnia si muoverà entro il mese e inizierà un giro in altre città. Ma io non vorrei andare a Las Vegas. Vorrei prendermi una vacanza. Con te. Lo vorrei anch'io, ma credo che non ci riuscirò. Bene, bene. Dovremmo trovarci insieme prima o poi. Comunque, quando il tuo film sarà terminato, potrò vederti ogni volta che lo vorrò. Non dovrò fare altro che acquistare il biglietto d'ingresso al cinema. Ora non bere più. Cerca di farti una dormita, eh? E poi fai colazione. Arrivederci. Perché sono venuto qui stasera? Joe, lo sai che sono pronto a debuttare a Las Vegas? Solo dopo 15 giorni, congratulazioni. $50. Buonasera, Marcello. Ciao, tesoro. Come sta la mia bellissima?
Joe, stamani ti ho lasciato un biglietto. Ti dicevo che sarei tornata presto. Non lo hai neanche letto? Sì che l'ho letto, ma dato che di solito sei in ritardo, ho riunito questi pochi amici per passarcela. Beh, è capitato Joe, che... sentiamo i risultati dell'ultima cosa. Sì, accendi. State zitti. La corsa di questa grande giornata è stata vinta da Sunshink per una lunghezza, ottenendo la migliore quotazione dell'intera stagione. Già nella seconda corsa, questo cavallo si era già classificato... Ehi, bella addormentato, sveglia! Andiamo, Cosa? Oh, Marta, mi ero sdraiato per un attimo, si vede che mi sono addormentato. Il tuo letto è molto comodo. Grazie, sai, per questa apologia. Quando mi servirà un piazzista di letti ti chiamerò. Ah, certo, e avrai il migliore che vuoi andartene. Va bene. Scusami. Ma che cosa state facendo qui? Salve, giovane signora, disturbo? Oh no, che razza di idee vi vengono? Ora ci roderemo insieme. Presto, uscite dal mio bagno. Di questa schiuma sulla faccia, cosa ne faccio? Ma fateci le bolle di sapone. Oh, avanti, fuori di qui, ciccione, fuori! D'accordo, vado, serpentello. Dico a tutti, voglio che ve ne andiate da qui. Questo non è un bar, né una casa da gioco, è la mia casa. Non è la sala delle corse, è la mia casa. Ma che cos'è una casa senza una sala delle corse? Calmati. Calmarmi? Ma vuoi dirmi come ci si può calmare, sommersi da tutta una folla? Se volessi fare un sonnellino dovrei farmelo in piedi, lo sai? E tu che cosa fai? Prendi i biglietti d'ingresso? Ho il diritto di essere lasciata in pace nella mia casa e con mio marito. Non sto chiedendo niente di strano. E ora andate via tutti quanti. Ha ragione, Joe. Sta zitto. Queste persone sono amici miei e non se ne andranno. Se ti sono davvero tanto cari da non riuscire a stare un minuto senza di loro, perché non te ne vai via insieme? Andiamo, veniamo. Buonasera, arrivederci. Scusateci tanto. Buonanotte. Credo che andrò a Las Vegas per qualche giorno. Teddy mi manderà il resto del bagaglio. Ma cosa vuoi fare? Gettare via gli ultimi soldi che hai? La discussione riguardava l'intimità familiare, non il patrimonio familiare. Scusate, qual è l'affattamento di Mr. Lewis? Sono la moglie. Ah, sì, signora Lewis, il 204. Ma lo troverete sicuramente al tavolo da gioco. Fate gioco, signori. Fate gioco. Per favore, mi cambia. Subito, sì. Salve, Joe. Ehi, bambina. Ciao, Marta. Che sei venuta a fare a Las Vegas? Solamente a vedere mio marito. Può darsi che mi porti fortuna. Stai bene? Sì, grazie. Mi spiace per quella discussione. Oh, non fa nulla. Due assi. Gioco. Lucente perde. Non si sta bene assieme. Noi due, vero? Ma cosa dici mai? Abbiamo litigato e ci siamo riconciliati. È sempre meglio che una separazione. Comunque, dato che sei a Las Vegas, città meravigliosa, potremmo fare la nostra tanto rimandata luna di miele. Ne sarei felice. Solo che devo trovarmi allo studio domani. Ho letto che il tuo film era già finito. Questo è uno nuovo, è in Technicolor. Ah. Sarà girato in 60 giorni, sai? In 7 perde. Joe, ora è il vostro turno. Vogliamo andare in qualche posto tranquillo a chiacchierare un pochino da soli? Sì, questa è un'idea felice. Ascolta, vai laggiù al bar, ti raggiungerò fra 10 minuti. E Teddy, accompagna Marta e offrire da bere se lo desidera. Andiamo, Marta. Grazie. Vengo subito. L'ultimo posto. Penso da me a pagarmi da bere. Marta! Ehi! Ciao, cara. Sono contenta di vederti. Vieni, siedi. Joe, l'hai visto? Sì. E credevo che anche lui avesse visto me. I signori desiderano? Niente. Li prendo tutti io. Vuoi scherzare? No, affatto. Voglio scoprire che cosa c'è in questa roba che sia meglio di una moglie. Tenete pure il resto. Grazie. Senti, Marta, questo non ti servirà a nulla.
Scusatemi. Joe, Marta è addirittura sconvolta. Bene, anch'io sono tranquillo, sto perdendo $20,000. Senti, Joe, il tavolo da gioco sarà qui anche domani. Su, vieni a parlare con lei. Devi andare in scena. Senti, lasciami pace, Austin, ci verrò, ti ho detto. Ci verrò subito. 4, 10. Marta, ti ripeto che tutto questo non servirà a nulla. Servirà a dimostrare che sono la moglie di Joe Louis. No, non dirmelo, lo so. È troppo occupato per parlare con me. Ha un impegno urgente col tavolo da gioco. Ma con chi me la prendo? È stata colpa mia sin dal principio. Sono stata io che ho voluto un matrimonio fondato sul nulla. Sullo zero assoluto. Brosit! Cosa vi prende? Nessuno ride. Quando Joe brinda, tutti si divertono. Ti rammenti di me? Ho detto che sarei venuto subito. Joe, non riesci a fermarti un minuto e parlare un po' con me? Tesoro, non stare a saltellarmi intorno. Sto perdendo $25,000. Adesso ho capito una cosa. Capito che cosa? Che se non ti interessa tanto così di perdere un capitale, ti interessa ancora meno di così perdere me. Il 7 perde, l'ultimo paga. Fate gioco, signori. Senti, Marta, ora Teddy ti condurrà nel mio appartamento. Andiamo. Non entro in nessun appartamento con te. Tu non sei mio marito. Lui è mio marito. Voi, messere. Voi, proprio voi, messere. Quello a cui sto parlando, che la pianterà di giocare, mi ascolterà. D'accordo, ti ascolto. Cosa hai da dirmi? Addio, credo. È tutto quanto ho da dirti. Soltanto addio. Marta, ti prego. Lascia andare, non mi incanti più. Io sono la ragazza che tempo addietro sposati, rammenti. Marta. Lo so che non sono stata una brava moglie. Ma tu. Tu sai che avresti dovuto sposare una bisca. Una bisca con un bar in ogni angolo e basta. Questo era il matrimonio perfetto per te. Il 4 vince. Fate il vostro gioco. Giù. Se divorziassimo, forse ricominceremo a volerci bene come una volta. Dobbiamo divorziare, Joe, perché io sono ancora tanto innamorata di te, non ce la faccio a vivere così. Joe. $100 che non infila la porta. Ehi, come? Joe! Vuoi peggiorare la situazione? Blair si occuperà di lei. Vuoi rimandare la rappresentazione? Per fare che cosa? Cioè, non posso fare niente per te. Devi cercarmi uno stomaco nuovo.
Grazie, grazie mille, signore, signori e amici. A coloro tra di voi che mi hanno già visto qualche volta, dico bentornati. E a quelli tra voi che non mi hanno mai visto, dico codardi. Prosit. Sono molto contento di essere di nuovo qui, signore, signori e amici, ma sono venuto a Las Vegas per un bisogno istintivo. Un bisogno istintivo di moneta. E Las Vegas è il solo posto dove sul serio il denaro è come il tempo. Se ne va in un lampo. Che spirito, perché non te ne vai anche tu? Bah. Con tutti gli abbeveratoi per il bestiame che ci sono nella regione, quello doveva venire a dissetarsi proprio qua. Mr. Mack, signore, signori e amici, Mr. Austin Mack, il mio accompagnatore. Grazie. Di recente è stato invitato molte volte a lasciarmi, io lo so, perché questo invito a lasciarmi gliel'ho fatto io. Piantala, non vedi che non fai più ridere nessuno? Sì, me ne sono accorto, ma la cosa grave è questa, che tu invece fai ridere e non te ne sei accorto. Dove l'hai trovata? Sul corrierino di tuo nonno? Signore e signori, non vi preoccupate per lui, non gli prestate troppa attenzione, perché sarà fuori di qui tra non molto, non appena faranno le pulizie. Che risate, sei davvero divertente. Non darti tanto da fare, non agitarti. Incontriamoci piuttosto in piscina domani e ti insegnerò ad annegare in 4 e 48. Ad annegare nel whisky chi lo insegna? Tua moglie? Ti ha fatto male? Sì, un po'. Avanti, Claire, di tutto quello che devi dire. Tutto quanto. Tutto quello che hai tenuto in serbo in questi anni. È meglio che tu ti cerchi un altro accompagnatore, Joe. Piantala. Il vostro cocktail, Mr. Lewis. Volete che ve lo scuota io stessa? Solo un tantino. Signore, signori, amici. È la statua della cocciutaggine, ma è una ragazza meravigliosa. Thank you.
sai, non avresti dovuto mandare a Claire quel regalo. Non era affatto in collera con te. Beh, ci vediamo. Ehi. Pensi di scolarti qualche bicchierino prima di andare in scena? Sì, penso di scolarmi qualche bicchierino prima di andare in scena. 3 mesi di ospedale non ti sono bastati, a quanto pare. Dove vuoi arrivare? A un secondo internamento? A chi sei tu? Una suffragetta della Lega Antialcolica? È solo che non mi piacciono gli ospedali. E con questo, Joe, affronta la realtà. Il bere non cambierà nulla a quello che è successo con Katie e con Marta. E non ti restituirà nemmeno la voce. E a proposito di voce, non saresti mai stato un Caruso. Si vede che non te ne intendi. Ehi. Non ti libererai di me così alla svelta. Ricorda che quello che puoi ottenere dalla bottiglia è bestiale stordimento. Sì, lo so. E tu invece che cosa hai da offrire? Tutto ciò che già possiedi. La vita non è poi tanto triste. Tu diverti il pubblico, lo tieni allegro ed è questo che ti occorre. Ehi, giovanotto. Tu sei un asso nel far ridere gli altri. Per una volta, ridi anche tu. Tenterò. Sì, tenterò.